Teme che il richiamo dell'Unione Europea sui bilanci e sui conti dell'Italia possa avere ripercussioni sugli enti locali e sulla legge di bilancio? Ma il governo e il Parlamento hanno tutta la possibilità, se ne hanno forza, determinazione e volontà, di imprimere una svolta al Paese, eliminando blocchi normativi e vincoli finanziari che non c'entrano nulla con quello che viene in questo momento da Bruxelles, che consentono ai territori di avere più forza, ai cittadini di avere più diritti, ai bisogni di essere meno soffocanti, e l'Italia non può che partire dai suoi abitanti e dai suoi territori per essere più coesa, più unita nelle sue diversità. Ad ore ci attendiamo risposte concrete, in modo tale che agli impegni, alle parole, alle promesse ci siano fatti, e i fatti sono le norme. Quindi noi ci attendiamo che le proposte dell'ANCI, cioè le proposte di tutti i sindaci da sud al nord del nostro paese, pur nelle loro differenziazioni e peculiarità, vengano accolte in modo soddisfacente. Quindi stiamo attendendo da un momento all'altro notizie importanti, e molto importanti devo dire pure per la nostra città. Le politiche del lavoro, non solo per i giovani, insomma, messe in capo dal governo, secondo lei sono sufficienti anche in una situazione data che non è quella migliore? No, sulle politiche del lavoro si deve e si può fare molto di più. Tanto è vero che non si può chiedere ai territori di imprimere politiche sul lavoro. Noi proviamo a mettere le condizioni perché si possa investire di più nelle nostre città, e lo stiamo facendo. Tra l'altro, proprio sul lavoro voglio sottolineare che proprio in questi giorni firmeremo un protocollo con le organizzazioni sindacali fondamentali sulle clausole sociali, cioè che tutti i lavori che si effettueranno imponenti nella nostra città, di infrastrutture, edilizie ed altro, una parte significativa della manodopera deve essere locale, partenopea, in modo da dare una risposta alla forte disoccupazione. Il governo e il Parlamento devono fare di più per rendere più giusto il nostro paese, meno disuguale e con minori discriminazioni. Sicuramente la strada che è stata intrapresa da alcuni enti locali e dal governo verso il reddito di inclusione, il reddito di cittadinanza, insomma il reddito che possa dar forza a chi forza non ha, è un passaggio importante che va sicuramente rafforzato da parte del governo, perché gli enti locali, l'abbiamo detto adesso, cioè le risorse economiche che hanno sono davvero ridotte al lumicino, e certe volte anche il lumicino si è spento.